Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Finito il Giubileo, oggi torniamo alla normalità, rimangono ancora alcune riflessioni sulle opere di misericordia. E così continuiamo su questo. La riflessione sulle opere di misericordia spirituale riguarda oggi due azioni fortemente legate tra loro: consigliare i dubbiosi e insegnare agli ignoranti quello che non sanno, no? La parola ignorante è troppo forte, no? Ma vuol dire quello che non sanno qualcosa e si deve insegnare. Sono opere che si possono vivere sia in una dimensione semplice, familiare, alla portata di tutti, sia, specialmente la seconda, quella dell'insegnare, su un piano più istituzionale e organizzato. Pensiamo ad esempio a quanti bambini soffrono ancora di analfabetismo. Questo non si può capire, che in un mondo dove il progresso tecnico, scientifico sia arrivato così alto, che ci siano bambini analfabeti. Questo non si può capire, è una ingiustizia. Quanti bambini soffrono di mancanza di istruzioni. È una condizione di grande ingiustizia che intacca la dignità stessa della persona. Senza istruzioni poi si diventa facilmente preda dello sfruttamento e di varie forme di disagio sociale. La Chiesa nel corso dei secoli ha sentito l'esigenza di impegnarsi nell'ambito dell'istruzione, perché la sua missione di evangelizzazione comporta l'impegno di restituire dignità ai più poveri. Dal primo esempio di una scuola fondata proprio qui a Roma da San Giustino nel secondo secolo, perché i cristiani conoscessero meglio la Sacra Scrittura, fino a San Giuseppe Calasanzio, che aprì le prime scuole popolari gratuite d'Europa. Abbiamo un lungo elenco di santi e sante che in varie epoche hanno portato istruzioni ai più svantaggiati, sapendo che attraverso questa strada avrebbero potuto superare la miseria e le discriminazioni. Quanti cristiani, laici, fratelli e sorelle consacrate, e sacerdoti, hanno dato la sua vita nella istruzione, nell'educazione dei bambini e dei giovani. Ma questo è grande. Ma io vi invito a fare un omaggio a loro con un bel applauso. Questi pionieri dell'istruzione avevano compreso a fondo l'opera di misericordia e ne avevano fatto uno stile di vita tale da trasformare la stessa società. Attraverso un lavoro semplice e poche strutture hanno saputo restituire dignità a tante persone, e l'istruzione che davano era spesso orientata anche al lavoro. Ma pensiamo a Don Bosco, San Giovanni Bosco. Ci sono salesiani lì, Ma pensiamo a Don Bosco, che con quei ragazzi di strada, con l'oratorio e poi con le scuole di uffici preparava per il lavoro.
E così che sono sorte molte diverse scuole professionali che abilitavano al lavoro mentre educavano ai valori umani e cristiani. L'istruzione, pertanto, è davvero una peculiare forma di evangelizzazione. Più cresce l'istruzione e più le persone acquistano certezze e consapevolezza di cui tutti abbiamo bisogno nella vita. Una buona istruzione ci insegna il metodo critico, che comprende anche un certo tipo di dubbio, utile a porre domande e verificare i risultati già raggiunti in vista di una conoscenza maggiore. Ma l'opera di misericordia di consigliare il dubbioso non riguarda questo tipo di dubbio. Esprime la misericordia verso i dubbiosi equivale, invece, a lenire quel dolore e quella sofferenza che proviene dalla paura e dall'angoscia che sono le conseguenze del dubbio. È pertanto un atto di vero amore con il quale si intende sostenere una persona nella debolezza provocata dall'incertezza. Penso che qualcuno potrebbe chiedermi: padre, ma io ho tanti dubbi sulla fede, cosa devo fare? Lei non ha mai dei dubbi? Ne ho tante. Certo che in alcuni momenti a tutti vengono i dubbi che toccano la fede in senso positivo sono un segno che vogliamo conoscere meglio e più profondo Dio, Gesù e il mistero del suo amore verso di noi. Ah, io ho questo dubbio, cerco studio, vedo, chiedo consiglio come fare, questi dubbi che fanno crescere. È un bene quindi che ci poniamo delle domande sulla nostra fede, perché in questo modo siamo spinti a approfondirla. I dubbi comunque vanno anche superati. È necessario per questo ascoltare la parola di Dio e comprendere quanto ci insegna. Una via importante che aiuta molto in questo è quella della catechesi, con la quale l'annuncio della fede viene a incontrarci nel concreto della vita personale e comunitaria. E c'è il tempo stesso un'altra strada ugualmente importante, quella di vivere il più possibile la fede. Non facciamo della fede una teoria astratta dove i dubbi si moltiplicano. Facciamo piuttosto della fede la nostra vita, cerchiamo di praticarla nei servizi ai fratelli, specialmente dei più bisognosi. E allora tanti dubbi svaniscono, perché sentiamo la presenza di Dio e la verità del Vangelo nell'amore che, senza nostro merito, abita in noi e condividiamo con gli altri. Come si può vedere, cari fratelli e sorelle, anche queste due opere di misericordia non sono lontane dalla nostra vita. Ognuno di noi può impegnarsi nel viverle, per mettere in pratica la parola del Signore, quando dice che il mistero dell'amore di Dio non è stato rivelato ai sapienti e agli intelligenti, ma ai piccoli. Pertanto l'insegnamento più profondo che siamo chiamati a trasmettere è la certezza più sicura per uscire dal dubbio è l'amore di Dio, con il quale siamo stati amati. Un amore grande, questa è la grande certezza, un amore grande, gratuito e dato per sempre. Ma Dio mai fa retromarcia col suo amore, mai, va sempre avanti, rimane lì, è dato per sempre. Questo amore di cui dobbiamo sentire forte la responsabilità
per esserne testimoni, offrendo misericordia ai nostri fratelli. Grazie.